No, dai, adesso basta. Adesso passo il capro, assicuro, dai, ragazzi. Dio mio. Ma di cosa state parlando voi due, Galvan e Domenico? Ti consiglio di incazzarti con Domenico? Con me ha funzionato. Domenico! Domenico! Ascolta, vaffanculo. Non capisci niente. Cioè, ma perché non te ne Meritato. vai da questa stream? Cosa? Meritato. Vero? No, però, se fa così mi sento in colpa. Ce n'è andato? Domenico? No, non credo. Peccato. Dio mio, io lo offendevo relativo alle run. Ah. Vabbè, Domenico, ascolta, dici tanto a noi per le weapon only, ma dove sono le tue run? Ne avrei fatte 4, forse 3. Che cazzo vuoi? Dai, su per favore, torna a runnare, eh? Su, dai. Ti prego. Dove sono le run, Domenico? Dov'è Bloodborne? Domenico, dov'è Bloodborne, eh? Sei una persona che non è manco di parola, cioè. Ha fatto PB1, indovina dove? Ha fatto PB1, dove? Sarà... Su dove però? Aspetta, su DS3. Nella All Bosses? DS3 ogni percent speed? Cioè, ti pare un PB1 a Vort? Per favore, dai, Domenico, su, dai, eh? Ti prego. Perché cazzo hai continuato a rannare, eh? No, non so. Non so dove ha fatto BB1. Io avrei votato Wolnir. I Wall? Dove l'ha preso White? What the fuck? Gru? Ma com'è Gru? Ma com'è Gru? Prima degli Abyss? Ultima fiamma? Oh, Dio mio. Tipo PB1 alle zoppe di Bloodborne. Ah, God bless.
Non aspetti che si giri e che fai? Corri oltre e salti sull'albero? Il culo non ti pusha? Sembra proprio bello runnare any percent speed di DS3. Stavo pensando, ragazzi, di mettere la sezione speedrun sul sito. Cosa ha detto? Speedrun? Rasponi a due mani. Forse siamo finalmente abbastanza per farlo. Sta abbandonando la via. No, vabbè, ma speedrun hitless, chiaramente. E io non parteciperei, lo faccio solo per voi. Due ore più veloce di Mark. Ma far che, Kurgo? DS3? Ma DS3 io l'ho finito in 2 ore e 40. Ore e 40. 1 ora e 40, scusa. Tutte le volte ci aggiungo un'ora gratis. Come te la cavi con le speedrun? Su Dark Souls 1 non so dove sono in leaderboard. Però non ho neanche mandato il mio ultimo tempo. Quindi abbastanza bene. Sono secondo in Italia. Prima di me c'è chiaramente il buon Gidano, che ha avuto molta più voglia di me di grindare le run. Motivo per andare e... vabbè, dai. Va bene. Ciao, Fixon. Io la laurea prima. Ma già andiamo a sentire la laurea di White. White, in cosa ti laurei? Sì, Scienza delle merendine. ok, ma non c'è tipo un ramo specifico o qualcosa? Auguri a trovarmi. Scusami. Non ci vuole. Complimenti, fai anche run su altri Souls oltre a Dark Souls 1? Ne ho fatte, però solitamente no. Dark Souls 1 prediletto e è il solito gioco che porto in stream. Però sicuramente farò qualcosa su Dark Souls 3. Ancora. Dark Souls 2 è improbabile, però ho già fatto Demon Souls No Hit, Dark Souls 3 ho fatto No Hit e No Damage Hit. Dark Souls 2 l'ho fatto No Hit. Ho fatto No Hit e tutti i giochi From, in realtà ho fatto anche Elden Ring. Però non credo arriverà un'altra run di Elden Ring anytime soon. Prima o poi arriverà, però non so quanto presto.
piacerebbe fare su Elden Aringa una run con le palle di ferro. Probabilmente di essere clueless. Non vi dico manco il giorno della discussione. Mi voglio in giro a vagare per Padova. Che potrebbe fare? Caccia al White. Caccia allo xenomorfo. Galvarn che non è in grado di tenere la bocca chiusa. Va in giro a spifferare il nome di White, io non lo so. Se vuoi spiffero pure il tuo, che è sul mio canale, dici Galv, tipo scritto ovunque. Ciao Gothic! Ciao Mark! È meglio perdere la no consumabile alla culla o non fare sesso mai più nella vita? Ciao Gothic! Vabbè, ci sta a perderla alla culla comunque, Gothic. Cioè, tra tutti i posti di quella run, direi che perderla alla culla ha molto senso. Run di Elden Ring presto, giusto? Ciao compare, come va? Ciao Jabber. Potrebbe andare meglio, però va abbastanza bene, dai, mettiamola così. Bella cucinare, buona cucinazione. Pronti al cane che mi arriva dietro il culo e mi uccide? Io sono prontissimo. Finalmente, ragazzi, il mio boss preferito. Maggio, raccontami una storia, così faccio il capra senza prendere C'era una volta. Basta. hit. Non è molto bravo, Maggio, a raccontarmi le storie. Hai vinto? Stai vincendo?
Dirò di più, vincerò. Dico niente. Non ti fidi? Me la sento fresca. Oh ragazzi, perché non riesco a fare il capro? No, no, non devi dire ragazzi, devi dire raguzzi. Meno male che non te la senti calda. Solo se dici il mio nome, Galv, me la sento calda. Che schifo. Mark detto la colonna portante della community, sei veramente un coglione. Questa era bella. Grande, grazie Dwight. Sei incredibile. Ma con chi ce l'hai? Il non morto, è fortissimo. Mi ha strafato una bomba. Ho fatto un sacco di battute sulle colonne, era quella precedente, scusami! Charles per 100 mandu, yikes, va bene. Allora, no, niente anima sto giro. Andiamo direttamente qua giù. Però non meritato, questo plunge missato, posso dire. Viagrano, se ti avvicini? Sì. I non morti, sì. No, dico quelli del piano terra. Non ho capito, Checco. Hai vinto? Troppo forte. Mi ha dato bombe da lontano. Sì, si aggrano tutti. Appena se ne aggra uno, si aggrano tutti. Mi piacerebbe, ragazzi, c'è una mod di DS1 bella da fare no hit? Cosa? Come si chiama quella? La Scorch? La Scorch, sì. Volendo. Madonna.
Madonna, è proprio brutto. Però non so se c'è per Remastered. C'è modo di C'era. DS1 bello. Randomizer. No, quella sarebbe bella. Quella sarebbe molto bella. Non c'è per Remastered. Niente roll nel modo giusto, I don't like. Ah, no, non devo potenziare niente. Fermi tutti il routing. Così non mi perdo. Ascia 22 strength più 2. No, allora sì, devo farlo il più 2. Ma non ce la fa. Ah, beh, devo usare ancora le anime, giusto. La Nightfall. Ma non mi piace il dash della Nightfall. Non era già uscita, forse era una beta. Era una beta. Con quante armi hai già completato queste run? Credo una decina. So che sembrano poche, però in realtà non sono poche. Giuro. Dai, che armi abbiamo fatto? Allora. Tutte le armi dei Cavalieri Neri che andranno rifatte perché alcune di quelle erano di qualche tempo fa e me le davo all'inizio del gioco con il Cheat Engine invece di andarle a recuperare perché chiaramente il 20% di drop chance è un po' stronzo. Quindi quelle andranno rifatte perché le voglio fare tutte super legit. Sarà da ridere. Sì. Quindi tutte le armi dei Cavalieri Neri, Lucigatana, la Claymore, la Flamberga, la Mazza Chiodata, l'Ascia del Golem di Ferro, la Spada della Furia di Quelaag. Forse ne manca qualcosa, qualcun'altra. Ah, il Catalizzatore del Demone. Spada dei guardiani? Cos'è spada dei guardiani? Mazza chiodata l'ho detta. Esatto, quello, checco. Catalizzatore di Manus Only. Bisogna solo andarlo a prendere solo a consumabili. No, no big deal. Prendiamo
Il dipinto? Sì, l'ho capito, ma infatti ci può stare, però non si può comprare da nessuna parte, vero? Quell'arma, bisogna solo farmarla. Ciao, Frusta! Frusta, lo so che devo fare l'Aula Achievements, eh. Non me ne sono dimenticato, la farò. Giuro. È in lista, è in lista. Devo solo trovare la forza. Mi sto caricando tipo Genkidama. Ma è una challenge riconosciuta, tipo che chi lo fa con più armi o lo fai per sfida personale? Sicuramente non mi daranno nessun piedistallo con il mio nome che dice quest'uomo è fortissimo perché ha finito tutte le armi di DS1 No Hit. Però potrò dire, dopo che avrò tutte le run sul sito, ufficiali, quindi. Ragazzi, io ho finito tutte le armi di Dark Souls 1 No Hit. Quindi è un po' una sfida personale, però è anche riconosciuta non tanto nell'accomplishment generale, ma in ogni singola arma, sì. Quindi di conseguenza è una prova che le ho fatte tutte come riconoscimento, ecco. È l'unica cosa che voglio in realtà. Stocco! L'importante è battere Tommaso Zenzero. Tutto vero, tutto vero. Esatto, Jabber, più o meno. Niente da dire. Contratto. Va bene, Gothic. Trat migliore del mondo, by the way. Perché non me li hai tolti? Ok, ora i gargoyle quest'arma, ragazzi, sono molto pericolosi, eh. Quindi calma e sangue freddo. Poi se fanno così, capite bene. Allora, qua un R2 io lo posso dare. C'è un R1, scusatemi. Senza che ci sia nessun problema. Però mi serve un'apertura bella larga. Quelle che mi sta dando non sono aperture belle larghe. Ok. Ottimo. Lui non muore con un R2, quindi andiamo con calma. Certo che sei proprio simpatico. Sai che sono arrivato a fare questi con la storia più 3 per disperazione? Dio mio! God. Da quanto tempo hai iniziato con questa challenge? Da quanto tempo è iniziato questa challenge, Maggio? 2 mesi? Sì, più o Com'è? meno. Un mese e mezzo. Lascia grande come lascia. Con lascia grande mi sa tipo 3 giorni. Ah, lascia grande. Lascia grande direi ieri. Lo stocco ancora attende. Tipo 2 mesi ma con roba in mezzo. Sì, esatto. Tipo no consumabili e new game più 6. Sì, vabbè, che quelli mi hanno comunque tenuto occupato per 4 giorni in totale. Quindi non so. Forse 2 mesi pieni a sto punto. Mi hai preso l'anima? Che anima, Checco?
Quella sotto l'ascensore? L'ho presa prima. Del cavaliere che hai ucciso? Oh no, sì. Ho preso le 5 umanità e l'anello. Sì, Ber, sì, esatto. Me lo sono perso, Pogs. Tranquillo. Il più difficile che hai mai completato di qualsiasi tipo e qualsiasi gioco from Dark Souls 1 no hit utilizzando i piedi per muovere il PG, direi. Se invece parliamo di al di fuori delle no hit, la grid run ideata dal buon White Xenomorph. Potresti fare entrambe le cose? No hit grid Sì. run. Sì. I 4 ore li fai tu. Pensa, sono level 1 upgrades in midroll. Cosa vuol dire gridrun? La gridrun è una run in cui hai per sempre il simbolo dell'avarizia in testa, dall'inizio, inizio, inizio. Devi uccidere tutti gli NPC che incontri appena li incontri. Quindi no upgrades. Non puoi livellare, devi raccogliere ogni oggetto che entra nella tua visuale, ok? Quindi è una use what you see, però senza use, quindi è una get what you see. Non puoi metterti armatura, perché devi essere in cosplay del Mimic per tutta la run. Sta facendo un po' l'antipatica la signorina. Ullala. Tipo che potresti fare una lava lunga per una volta. Basta chiedere. Basta chiedere, amici. Prossima volta che avete problemi con Quelag, chiedete. E vi sarà dato. No, c'è altra roba, c'è altra roba. Non mi ricordo però. Però sono sicuro che ci sia altra roba. Ah, e devi usare le umanità appena le raccogli. Quindi se ottieni delle umanità, devi usarle appena puoi. Abbia portato la gridrun? No, non credo. Non credo che Bort sia così malato. A cosa servono? Allora, nella lore del personaggio servono perché aumentano il drop rate. E non mi ricordo quale altro motivo esattamente. Però c'era sicuramente altra lore. Però all'effettivo servono a impedirti di perdere le anime.
Perché se perdi le anime umanità non puoi più potenziare i falò e quindi non puoi più avere più Estus per le fight e per le zone. Quindi hai la testa del Mimic che ti toglie vita a tempo e non puoi curarti tramite le umanità perché le usi subito e non puoi avere più Estus perché ti servono per potenziare i falò, le umanità, e se le perdi sei fottuto. Quindi... La magia della run che potrebbe prometterti un soft lock, praticamente, la creedrun. Abbastanza una merda. Vero tutorial boss di Dark Souls 1 è Quelag? Oddio, non lo chiamerei tutorial boss però, Quelag. È già un po' avanzatina, Quelag. Però è vero, cioè... Quella che ha tanti tell molto specifici per gli attacchi che fa, combo ripetitive, e... ci sta. Potrebbe essere un buon tutorial boss, però come per il primo Souls, il primo Dark Souls sarebbe stato un po' troppo forse. Ciao Marco. Sempre starting soul level. E no upgrades perché chiaramente uccidi tutti gli NPC, quindi anche i fabbri. Ah, e non puoi comprare dai mercanti. L'idea della run è non spendere mai nessuna anima. Tombola, ambo. Non spendere mai nessuna anima e guadagnarne il più possibile e oggetti, il più oggetti possibili, essenzialmente. Ah, e gli anelli non puoi cambiarli perché devono essere sempre anello del serpente d'argento e anello serpente d'oro. Se le perdi morendo, ti devi flagellare IRL. No, scherzo, non lo so, non lo so. Non succedeva niente, credo. Brutale. Restart. Ah, tra l'altro quella che l'abbiamo fatta al più 2, ragazzi. Dovevamo fare il più 5. Vabbè. Direi che la lasciamo al più 2, dai, non importa. Troppo tempo perso, sennò. Falla su Elden Ring. Cosa c'è su Elden Ring che ti toglie te beh, vita a tempo? Falla una mod per Mimic. Inventario a spazio infinito? Tecnicamente no, ma nella realtà dei fatti sì. Non arriverai mai a riempirlo, ecco. Quindi in realtà sì. A meno che tu non usi dei glitch, è molto difficile riempirlo. Allora, buon Andre, lei mi deve fare l'ascia al più 6, quindi altre 6 di queste. E una di queste. E di Andre. Andre lo uccidiamo dopo i livelli, però. Stamina 16. Forza 29. I guess that's fine. Abbiamo due bombe in meno rispetto al solito per Andre. Andre sta ancora parlando, ragazzi!
Si è buggato Andre. Raga, mi si è buggato Andre. Che succede? No, è nuova sta cosa. Non dovrebbe muoversi in teoria. Scusa, ma non ti è mai successo a te? Mai. Ma davvero? Mai. Allora, se riesco cerco una clip, che dovrei averne una. Fosse tutto. Che cazzo è appena successo, ragazzi? Stava headbangando. Of course, Andre headbanging, la mia emote preferita. Initial firelink. Sarebbe una challenge contro la memoria muscolare degli animation cancel e fall damage cancel. Mi ricordate un film di cui non ricordo il titolo, sto impazzendo. Aiuto. Questa su Cyberpunk una lanzina. Non può esistere. Faleno hit di Cyberpunk? No, non credo. No hit di giochi in cui si spara, non sono molto avvezzo. Fallout forse, ma...
Un altro gioco in cui il bug ucciderebbe la rana alla creazione del personaggio. Oh no. C'è l'amico, non possiamo risparmiare soldi sto giro, ragazzi. F. E i titaniti grandi rimarranno lì. GTA 5? Oddio. Già solo le speedrun di GTA 5 mi fanno venire il latte alle ginocchia. Immagino noi. Uno ha fatto un bel video sulla sua notte di GTA 5. Sì. Passa in privato, Domenico, se è interessante. Me lo guardo volentieri. Non ho aumentato forza come nell'altra run. Però il Mimic muore con lo stesso numero di colpi e con neanche troppa vita di differenza. Scala così male, Starma? Sì. Beh. È la run, quindi? Bah. Vedremo, Cal. Dove devo mandare il curriculum? Mandala a Nox. Decide lui se è vero o meno. Queste devono essere divertenti. Con il tempo che ci metto a colpire, devono essere proprio magnifici, sì. Però se riesco a fare ONS con lo spadone del drago, riesco anche con questo. No, dai, perché l'RNG di merda? Adesso mi sfancula tutto il tempismo con sto stronzo. Ullala. Comunque, Cald, non so se ci sei. Sì, ci sei, ok. Eri tu che hai scritto di ONS, non avevo letto. Lì per evitare l'hit dal serpente di Sense devi fare quella roba lì che ho fatto io. Di fare il backstep una volta che cadi per rientrare nel tunnel e... sprechiamo un osso, ragazzi, perché qui il serpente era vicinissimo. La strat iberica mi ha fallito. Ti siedi al falò, ma da sotto il tunnel, così niente ti può cadere in testa. Sì, ti segue un bel po' quel serpente. Il video dura 2 ore e mezza. Fa vedere tutta la run, strats, momenti salienti e spiega un po' il tutto. Beh, è carina, dai. Ah, ragazzi, se adesso non entro in RTSR, fanculo sta strats per sempre. Dovrei essere in RTSR.
Run però dura tipo 10 ore, ma non avevo dubbi. Ma posso metterlo lo scudo o no? Con... no. Mi drop. Deve esserci qualcosa che li triggera quell'attacco là, ragazzi, perché io so che se si gira così non fa i pestoni. Eccolo. Unlucky. Faccio 6 di danno in meno rispetto alla scorsa run, ragazzi. Cinquanta. Aspetto fino ad Orlando prima di staccare perché voglio vedere come fai Onsen e Smo. Io non so se ci arrivo, sai, Dwight, stasera Onsen e Smo. Adesso vediamo. Però spero di sì. Dipende quanto ci metto. Forse ha più senso fermarsi ad Anorlondo, sai. Cioè, se passo NS... non so. Adesso vediamo. Forse è un po' tardi per la mia cena. Provo a scrivere, vediamo. È un problema. Ma è un problema se rimango on ancora un attimino. Ti direi una ventina di minuti. Se andiamo spediti, in una ventina di minuti ci stiamo. No, ok. Nessun problema, boys. La 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 la. Allora, adesso non possiamo usare le anime comunque. Perché ci servono per le titaniti, eccetera. Sì, non posso usarmi. Se io faccio tipo però questo e questo, posso, no?
Niente RTSR setup? No, non. Bah, oddio, è comodo per dopo. Ah, fa niente. Non credo ce ne sia bisogno. Dipende molto dal positioning, Cal. Se gli sei di fianco, solitamente dasha. Se gli sei di fianco davanti, praticamente, dasha. Io solitamente cerco di arrivargli o dietro, quindi rollargli oltre, o rimanergli davanti. Però anche lì è un po' RNG, eh. Non c'è niente di super consistent per evitare quel passetto indietro. Vero Gothic? Sì. Anche tipo per le Pyro Only. Per le pyro puoi usare qualsiasi cosa. Bel meme. Bello, guarda dove si è messo lui. I mob che non sanno neanche loro dov'è il punto di spawn è meraviglioso. Maggio, ti sei mutato, sei cane. Non ho nulla da dire. Vabbè, chiacchiera. Canaglia. Mamma mia, che sgruso. Scruso. Sgruso. È vero che Maggio è uno sgrusone. Chunk, 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 chunk. Non esiste nessun Maggio, hai ragione. Il signor Butler. No hit del DS3, let's go. GG. Light perché aid. Va bene. Obbedienti, tantissimo. Quanto danno faccio? La risposta è abbastanza.
Dio mio, il peso dell'ascia mi sta facendo prendere più danno rispetto al solito. Panico. Ok, dai, vabbè, neanche male. Antipatico di Analytica Popular Edition girandola. Girandola? Perché girandola? Tre colpi. E vabbè. Mamma mia, Gothic. Cazzo di roll nelle run buone non entra mai. Gothic, lo sai il posticino dove ti devi mettere, no? Se sbagli. Cioè, se vedi che rimangono in vita i cloni e stanno attaccando. Se ti metti in quello dove di solito appare la scaletta, solitamente sei abbastanza safe. Devi stare attento solamente per un raggio limitato. Vicino alle scale? Sì, ok. Due e tre, sei. Ok, potenzio. Bene, più 10 fatto e poi ci butti dentro un 30 frecce standard. E ci siamo. 30.000 anime però ancora, ragazzi, potremmo fare dei livelli. Vabbè, ormai. Pensiamo poi. Che livello sto adesso? 32. Riesce a perdere agro pure? Grazie. Credo che stia morendo disco. Pog. Chiaramente l'attacco di merda. Eccolo lì. Simpatico RNG questo, amici. Oddio mio. Ah, Il whiff dell'attack and roll dura 6 anni. Il danno non è male, meno quello. Ornstein. Possibile lingering dall'ultima colonna di destra. Là non mi ci avvicino manco volendo.
Let's go. Ora c'è un problema di fondo. Io adesso devo andare a cenare. E l'unico momento in cui posso finire questa run è dopo aver visto due episodi di The Last of Us e uno di The Mandalorian. Quindi quindi ragazzi, ci vedremo un po' tardi. Chiedo scudo. Però non posso riniziare la run in altri momenti. Se non tipo domani mattina, cosa che sappiamo tutti che non succederà. Quindi ci rivedremo verso le 11 e mezza, tipo, forse di più. Esiste qualcuno nel mondo che ha ucciso prima Smo di Ornstein? Sì, ci sono alcune run in cui è più comodo. Allora, io dovrei arrivare a 36, 30 qualcosa di stamina, quindi ok. Però io direi che diamo la precedenza a forza e la portiamo a 40, così non l'alziamo più. E poi stamina ci pensiamo più avanti. Quindi, prima come eravamo messi a livelli? Prima era 16-29. E poi dopo NS abbiamo deciso di fare 16-40. 16-40. E niente, ragazzi. Esco dal gioco, vi faccio vedere l'IGT. E ci rivediamo tra qualche ora. Livello 43, 1-04-23. Con la labarda di cristallo quanto può essere comodo l'anello del leone? No. No, Gothic è la risposta. Va bene, ragazzi. Allora, io chiudo Dark Salsa. Vabbè, faccio Alt F4, chi se ne frega. Ci rivediamo. Allora, fatemi fare un conto veloce. The Mandalorian dura tipo mezz'ora. Forse meno. Quindi devo cenare, quindi 21:45 circa. Forse un po' meno. Diciamo 21:45 per abbondantemente. Poi ci mettete mezz'ora, quindi 22 e un quarto. Poi ci mettete altri due episodi di The Last of Us che dureranno 40 minuti l'uno, forse anche di più. Quindi diciamo 45 minuti ciascuno. Ci metti. Sono le 23, 23, 45. Diciamo che prima di mezzanotte inizio, tra le 11 e mezza e mezzanotte. Sono 90 minuti, gli altri sono 50. Sì, Marco, sì. Se non fai spoiler, no, no, non faccio spoiler. Devo guardare gli ultimi due episodi, poi me lo sono tolto. Allora, 10423, Great Axe, gnomone armato, eccolo qua. Livello 43. Let's go. Fatemi registrare con OBS qua. Okidoki. Allora, abbiamo già fatto i livelli, dobbiamo andare a fare Girandola. Che sarà un po' pauroso, tanto. Dico che sarà tanto pauroso più che altro perché ho un po' paura che non bastino i colpi per farlo one cycle.
E voi direte, chi se ne frega anche se non lo fai one cycle. Sì, però essendo che è un'arma lenta, è molto pauroso perché se manca un attacco mentre decide di fare l'attacco veloce col dash all'indietro, girandola potrebbe essere piuttosto problematico. Allora, sicuro non lo prendo attraverso il muro. Or do I? Forse lo prendo. Ok, dai, diciamo che lo prendo, boys. Forse non dovrei prendermi sta rischio. Perché non ho fatto test. Quanto è lento l'attacco? Dio mio però. Vediamo. Se riesco a far cadere lui è meglio. Oh! Fuck's sake, dude. Anche se non cade e arriva tipo qua in fondo, va bene uguale. È comodo anche se arriva qua. Ok. Perché così ci mette un bel po' a tornare. Vediamo. Sbagliato. Nice. Ok. Problema risolto. Very good. Ora vediamo com'è la situazione col necromante. Bene. Ok, dai. Poteva andare molto, molto, molto peggio. Piccola cacatura in mano prima, ma all good, no? Ancora in... No. Vabbè, però mi posso tenere in mid per sta sezione. Bene, bravo me. Ragazzi, vi giuro, non è mai stato così difficile uccidere questo necromante. Riperinos, tu vai a nanna non tra troppo tempo, immagino, right? Ciao Giorgio. Ok, vediamo quanto danno prendiamo cadendo, non dovrebbe essere troppo. Girando la time. Questo è l'attacco di cui avevo paura. Dio mio. Molto scary girandola.
Molto eschere. Mi chiedo se con la maschera del padre e l'arco. Ragazzi, è proprio inutile. Niente da fare, è proprio inutile. Io ogni run ci provo a renderla utile, ma non c'è modo. Quattro ossa mi rimangono, tre dopo il nido, due agli archivi. Dovrei averne abbastanza per tutta la run, tecnicamente. Rieccomi, stavo cessando. Hai sentito quello che ho chiesto per caso? Comunque domani sono a casa, posso stare sveglio indicativamente finché reggo. Ok. Dai, non dovrei chiudere troppo tardi, tecnicamente, sta run. Massimo per le 2, direi. E già se la chiudo per le 2 è paurosa come cosa. Perché vuol dire che è durata molto di più di quello che doveva durare. Se la chiudo molto prima, invece, insomma, chiaramente non è andata bene la run. Di reggere fino all'una e mezza massimo, vediamo come va. Ok, ci sta. No, più che altro perché, cioè, chiaramente io le run le faccio anche per intrattenere voi, quindi ok, che magari sarebbe un piccolo inedito del YouTube. E ci può stare che la gente si vada a riguardare la run, però la vedo comunque come una cosa un po' improbabile. Che qualcuno abbia lo sbatti di andarsi a rivedere la fine della run su YouTube. Soprattutto perché è una delle tante armi che dovremo fare, quindi non ci sarà troppa differenza tipo tra questa e una qualsiasi altra ascia grande, per dire.
Se non che questa è facile da prendere. Quindi insomma. Allora, in questa fight mi serve qualcosa con cui... Quindi sarò in midroll. Non credo ci siano alternative. Uno stocco pesa di più comunque. Uno, niente. Quindi sì, sarò... Sarò in mid in sta fight. Non credo sia un problema, eh. Ho già fatto altre volte sta fight in mid. Alla fine quasi non serve rollare su Nito. Beh, il range dell'arma fa cacare però. Questo è un po' antipatico. Oddio. Oh cacchio ragazzi. Ti prego. Fammi dare qualche colpo, Nito. Oh, Cristo. Non siamo greedy. Bene. ¿26 a stamina? No, un po' meno. 25. 25-40. 25-40 e mi servono altre anime per fare cose? Non credo. Perché tanto poi quella lì di cristallo bla 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 bla. 25-40 va benissimo. Scriviamolo 25-40. E ora Patches. Ho appena visto un reel di una tipa che dice "What's the cutest animal you've ever seen in person?" Il tipo dice "You" e la tipa se la prende. Cioè, che cazzo siamo noi, dei birilli? In effetti. Vabbè, però solitamente è utilizzato in senso dispregiativo animal, dai. Ci sta, ci sta. Capisco la reazione della tipa.
Put an end to that. No, non era quello che volevo fare. Anorlo. E più che altro sono preoccupato per Sith, cioè non so quando è il tempismo per colpirlo. Il problema è se lo whiffo. No, neanche tanto. Appam. Ci sta. Volendo lo potrei fare sia sul muso che non. Non lo so. Decideremo insieme. Credo che vadano bene entrambi per Sif. Inventato una strat contro Sif. Sì, tra l'altro che sempre in meno persone stanno usando, purtroppo. Perché c'è un'altra strat che consiglia White che forse funziona un pochino meglio, Rip Redis. Però, I mean, ogni tanto è utile anche la tua. La Redox strat. Merda. Niente. Distrutto un uomo oggi. Sono comunque nella storia delle Noits come miglior PB1, vero, vero. Il saltino sulla testa del Cavaliere Nero è godlike. Madonna, ho visto la spalla del non morto. Hey there, Mayu. How's it going? Right now I am blind for this weapon. I only got to the painting guardians in Anor Londo in this run. This is way more than my distance PB. If I get this, this would be like, without counting the early resets, probably my third run. Doing fine, hope you are too. Yeah. Salvato con anello. Damn, F. Yep. Unlucky. Maybe next time.
Did you start with DS1? Atlas? Immagino. Aspettare l'RTSR setup per sta stronzata. Probabilmente li one-shotterei anche senza l'RTSR. Mai, ormai. Yes, I hear I go for a few tries. Yeah, I know that. So I guess you didn't. Like, do any D-Rust lately? Non ho ben capito comunque, Ripred. Sara avrebbe riso, quindi significa che io non posso capire. Speriamo non duri 6 anni l'animazione del backstab di questa cosa. Apparentemente dura 6 anni. I think he's dead. Not sure though. But no, I didn't come back to it yet. Too depressed to stream? Oh, I see. It's gonna be okay, Mayu. It's gonna be okay. Also, how can you be depressed if you got DS3 hitless? You're like the goddess of gaming. Good question. Dude, my pad is drifting like crazy. I really hope this doesn't get me killed. It's trying to. It's definitely trying to. Se non ha sentito questo, è sordo. This weapon sucks. It's really bad. At least it has good damage, though. Censisci in poche parole questa merda, esattamente quello che ho appena fatto in inglese. Fa schifo, ma ha un buon danno. Looks fine in your hands. Does it look bigger because I have smaller hands? That's what you're saying? È un'ascia che ti aspetta. È un'ascia che ti aspettavi? Cosa significa, Seb?
Nel senso che tutte le asce fanno schifo e quindi avrei dovuto aspettarmi che faceva schifo? Sì. Good point. Do you like axes, Mayu? I really hate them. Like, I can't get to like them. There's no way. I mean, I think I prefer clubs over axes, to be honest. They just look funny. And they seem like they do blunt damage, but they don't. They're just boring. Ma sì, che cazzo, tanto non dovrei morire. Lol. Muore. A parte quelle del Cavaliere Nero e del Toro, quali ci sono decenti? Ma questa non è male, eh. Lascia crescente di patches, probabilmente. Not really. Although I'd mostly use heavy weapons on first playthroughs. Yeah. I use greatswords. Ultra greatswords. Most of the times. I think my first playthrough in every FromSoft game has a ultra greatsword. Even in Bloodborne I used the Ludwig, you know? Like, that weapon... You know, it could be just a straight sword, but I never I used it in the base form. I always used it in the transformed form, so. Ok, potenzia arma. Evolvi, scusatemi. E la facciamo di cristallo. Saboom. Ok, a questo punto, quanti utilizzi ha questa roba? 23. Tecnicamente mi dovrebbe durare per tutto il gioco, quindi non credo che la potenzierò più avanti. La potenzio subito adesso. Grande errore? Forse, ma non credo. Ok, se adesso uso un osso, mi servono per qualcos'altro poi? Technically not. Think I can use this, yeah. Fixo, non è colpa mia. Non è colpa mia. Dovevo guardare The Mandalorian e The Last of Us. Quindi... Dovevo. Ciao Marco, non credo ci riuscirò a seguire a lungo. Stai tranquillo Marco, no problem. Ti è piaciuto Tlow? Molto, molto. Probabilmente la miglior serie che ho visto da un po'. Sono contento, finalmente sono riusciti a fare qualcosa di decente con i videogiochi. E mi sto anche seguendo su Netflix la serie di Castlevania. E anche quella è venuta bene. Almeno, per dove sono arrivato io sembra essere venuta molto bene. Quindi, I mean, sono abbastanza contento. Ho un po' di speranza per vedere qualche live action o comunque delle serie ispirate ai videogiochi decenti in futuro. Prima non ne avevo, ma proprio zero. Quindi, grandi passi avanti per me. Grandissimi passi avanti. L'anime di Castlevania? Sì. Che puoi chiamarlo anime è un po' sbagliato perché in realtà non è giapponese, però... Lani. Pokémon ha cambiato tutto? Cosa intendi, Seb? That and the Kirkhammer? Oh, you use the Kirkhammer? I love that weapon. It's one of my favorites. Although most Bloodborne players don't like it, at least here in Italy. I've never, you know,
known someone that says, "Ooh, Kirkhammer is great." But like Kozon Ghost loves the Kirkhammer. I guess fuck everyone else, right? Like, Gozon Ghost loves it, so it must be good. That's what I think, at least. Wait, so can I do this? Of course I can't. Funny. Yeah, well, I guess I'll go like this then. Maybe put this here. And this here. Yep. Fuck them, yes, it's amazing. Le mie balle non sono giapponesi, eppure sono balle, excuse me. Oh no, he turned around right away. It's gonna be a long fight. Oh please. Oh please, what the fuck, dude. Grazie del raid, Domenico. Le cose vanno male qui, quindi... Scusa se non ti cago un attimo. Occhi d'occhi. Yeah, as I said, the damage is good. Anche i damage a colpo d'occhio, yeah. The damage is very good. Renta stamina? Not bad. Un po' lentamente sta salendo sta stamina, però not bad. Santuario, santuario. Best thing here would be to be able to fast roll. With the shield and the axe for Sif. Stream tutta la notte, vero? Finché non vinco la run, Domenico. Se la vinco, se non la vinco niente. Signore in italiano, ma come? Il film? Che hai detto? Scusami, Seb, mi sono perso cosa hai scritto prima del film. Se non la vinci restart, manco po' cazzo. Prossima run è lo stocco. Dio mio, ma tutti quanti! Oh no, lo stocco. Allora, c'è Domenico che è Team Rapier. C'è Domenico che è da solo contro tutti per la Moonlight. E poi c'è tutto il resto della mia chat che vuole lo stocco. Non so cosa sia peggio. Stocco o la Moonlight. Io sono Team Washing Paul. Oddio mio. Team instoccabili. Ok.
Onestamente lo stocco mi fa schifo, quindi preferisco qualsiasi altra cosa allo stocco. Oh no, un altro che si unirà al team Moonlight. No. Vi rendete conto, ragazzi, che per prendere la Moonlight io dovrò trovare una strat per rompere la coda di Sith con le bombe? La server? La server. La server che mi ridà vita quando colpisco. Quindi addio RTSR. Yes. So good. Well, Mayu, what would you prefer? Knowing that I can only use consumables until I get the weapon, what would you prefer between the Moonlight Sword, the Rapier, or the Washing Pole? Also, there is the Claws. Those are the weapons that I would like to do hitless with in the future runs after this one. Sei, dieci, trenta. Bold of you to assume I know where to get them. So the Moonlight Sword, you get it from Sith's tail. So I have to do everything up to ONS and ONS included with consumables. Which is fucking crazy. But I can do that, like, it's fine. Just a bit, you know, hard. Then we have the claws and the washing pole. And to get those, I need to make Shiva a merchant. So I need to open the door without killing Andre. So it's a lot of souls gathering to get the key. The early game is boring as fuck, mostly. And then everything else is pretty much fine. The claws are a little bit hard though, because they hit like 2 centimeters in front of you and that's it. So there's that. And what was the other one? I forgot. Oh, the rapier. Well, you buy it from a merchant at the beginning of the game, and it's not that hard to do. It's just, you know, ugly. Just don't like the weapon. That's it. Rapier would be fun to watch. Well, you seem to change your mind instantly. Is that because the other ones are boring? La Yaito? La Yaito non devo farci non devo fare il drago famelico del cazzo. Per prenderla. O risalire tutta il Blight Town. Fun. Che è sta washing pole? Una katana molto molto lunga. Ah sì, la Yaito però. Ah, la Yaito è quella. No, non mi ricordo. Non mi ricordo, è la Yaito. No, è quell'altra. Com'è che si chiama quell'altra che non ha la Yaito? Chiederti di fare tutta la run a bombe? I mean, cause I hate rapiers, it would be fun to watch one struggle with it. Uchigatana? Già fatta. Già fatta l'Uchigatana. I see, Mayu, I see. Thank you for your kindness.
But yeah, like, doing rapier is fine. I'll just do it whenever I feel like it. It's not even world's first. You know, I'm kinda trying to get all the world's firsts I can, like, early on, and then I'll do the other runs. Makes sense, right? No? Yeah. I mean, it does in my head. Quell'altra katana insieme alla Yaito? No, c'è la Yaito, l'Ushigatana e poi c'è la... Ah no, è la Lama del Caos. Ah, sai che forse sì? Sai che è la Washing Pole probabilmente la Yaito. Quindi la Yaito si trova in due posti diversi. Te la vende Shiva o la puoi prendere dal Drago Famelico. Dopo il Drago Famelico. Shield only all bosses? I had in mind to do shield only. Yes. And I think it would be fun... Like, right after ONS. Everything before ONS... Awful. But yeah, like, I could... use consumables... up until I get, Sigmire Shield. And that would be still fine in the eyes of Team Hitless. But, you know, I can get shields before that. La Nodachi? Yeah, I think... probabilmente la Nodachi, sì. Yeah, maybe the Nodachi. Nodachi is Washing Pole. Nodachi is the Washing Pole. And the Yaito is not. I don't know, dude. I don't know why they changed the names. Come fai un S senza l'arma? Fixon, con i consumabili, con le bombe nere. Ulala. This was close. I waited a little bit too much. Still fine though. I fixed it. Beh, se la BOC era così, non oso immaginare. Ok, va bene, Ani. Non oso immaginare come sarà bellissimo Sif. Sarà meraviglioso. One level, dude. One. No, there's no way, dude. There's no way. I'm going to sell items. I swear. Well, maybe. Wait, give me a sec. Maybe it's fine if I don't use, like, if I don't equip the bow. Maybe 35 is fine. It is. While I'm mid-rolling, if I equip the bow. Yeah, that's fine. I'll go like this then. Perfetto, ragazzi. Fast roll, scudo, testa, tutto perfetto. Ok. So now we cry. Up until we get to win. Dude. Washing pole, Nodachi, okay. In inglese la Yaito si chiama Yaito, quindi sì, la Washing pole e la Nodachi, ok. Ok, quindi la Washing Pole e la Nodachi. La Nodachi non si trova dopo il Drago Famelico. Quella è la Yaito. Giusto?
Esattamente, ok. Allora non sono pazzo. Sono contento di saperlo. Esattamente, se vedo un'altra cosa, ok. Quanto utilizzi io su sta cosa? 22, ullala. Abbiamo usato ben uno. Pannello sbagliato. Catalizzatore del demone in teoria l'ha fatto. Mi è venuta in mente la mazza dei cosi titaniti, quella subito dopo. Quella dubito sia già stata fatta. La mazza dei cosi titanite? No, no, non il catalizzatore dei demone. Il Titanite Pole. Non mi ricordo come si chiama in italiano. L'arma dei demoni di titanite. Well, yep. I think I need to fix this. I need to do this. Oh my god, this is so close. Oh shit, there's no way. No, I can't do this. I need to find something else. Maybe like this. It sucks ass. It really sucks, dude. What do I do? I'm panicking. I don't know what to do here. Okay, let's just choose one and go for it. Who cares? There you go. I wasn't breathing properly. Bastone uncinato di titanite. Gli adattatori erano on fire. R3 370. Tum. Beh, è altino, è altino. Non so se 170, ma a 150 ci arrivo, secondo me. Sì, 150 sicuro. Pensato di mettere il battito cardiaco? L'ho messo, tipo nel mio Soul Level 1 c'è. Il record è 169. A Gwyn. Non è buona come cosa, sai. Ma oddio. Ci sta. Il battito cardiaco è così alto, ma per poco tempo non succede niente. È un bastone, no? Alabarda? I don't know. Sì. No, sì, è una alabarda. È più che altro una alabarda. Non so se è anche come categoria dell'arma. Però sì, è una alabarda. Boys, sono abbastanza le bombe. Vediamo di non sprecarle così, dai. Così dovrebbero essere abbastanza. Forse sono un po' pochine, però. Se non le spreco dovrebbero bastare.
È che ne avevo usate un po' tante. Non mi ricordo esattamente dove. Dov'è che ne ho usate un po'? Che ne ho mancate? Ah, dal necromante le catacombe, giusto. Che due palle, dude. Pinocchio, The Liar, benvenuto nella regione, grazie mille del follow, gentilissimo. Ok, 7 bombe tecnicamente dovrebbero bastare per Ingward. Ne ho anche extra. Solitamente non lo manco troppo spesso Ingward, quindi ancora tutto buono. Però non ucciderò il fantasma qua sotto. Guardalo lì. Il figlio di puttana. Quanto ha di durata l'item che ti permette di menare i fantasmi? Un bel po', tipo 3 minuti, una roba del genere. Fatto sta che tipo quando sono qui alla leva, lo so perché nell'anno damage bisogna fare una caduta qui e non puoi castarti un self buff mentre hai un altro self buff attivo. Quindi se io adesso volessi castare per esempio caduta controllata, che mi serve in no damage per arrivare ai 4 re, non potrei e dovrei aspettare la fine dell'effetto. Solitamente qua ci rompevamo sempre un po' i coglioni, quindi dura un bel po', veramente un bel po'. Abbastanza da farmi rompere il cazzo nell'end damage. Questa è la risposta.
Ma te lo impedisce? Eh sì, Dark Souls 3 ha risolto sta cosa, ma... Su DS1 te lo impedisce. Invece di cancellare l'effetto dell'altro, te lo impedisce proprio. DS1 sotto quel punto di vista è molto choose your destiny. Ok. Ma per tutti i buff? I self buff, sì. Allora, avendo troppo, cioè tanto danno, non sono troppo preoccupato per il proiettile qua. Perché anche se potrò punire poche finestre, dovrei avere comunque abbastanza danno per evitare casini con gli altri fanta e con gli altri re. Ok, questo invece è un po' di troppo. Vediamo come va, ma... Sembra essere un po' di troppo questo. Io ne ho visti di RNG di merda, ragazzi. Ma questo... Ma questo ne batte un bel po'. Dodicesimo GG? Ragazzi, è il dodicesimo GG davvero! Ragazzi! Che succede? Non è un bot! Tredicesimo? Mi dispiace. Ma no, è il dodicesimo, Domenico. F, offline? Ma come offline? Ma fai in che? Non fatemi paura, ragazzi. Pesce d'aprile, fotti. È veramente il dodicesimo, ma che cazzo? Aniv sa. What? What? Excuse me. You sorry fool. You could not be the chosen one. Diventiamo umani. Dai, roba, dai. Ah, beh, sono in midroll per la testa di Mimic. Beh, ha senso, sì.
Guarda, sono passato per solidarietà. Grazie, Dark. Qualcuno mi mette in ci sono quasi. Amici del team italiano. Dai, amici del team italiano. Mettetemi in ci sono quasi. Messo, sei fortissimo. God Gamer Domenico. Vabbè, breve carriera di No Deather, ho imparato chi è il primo re, che il primo re è uguale al secondo, che è molto simile al terzo, che è identico ai successivi. Un bastardo. Peter, è tutto vero. Peter out here spitting facts. Il grande Peter, ragazzi. Great Axe Noitran! Let's go! Somehow world's first, if I'm not mistaken. Let's go! Troppo facile, ragazzi. Troppo facile! Troppo facile! La vestiamo, la signorina. Dark Souls History. Kekwu Le Mao. Ah Marco, ma che cazzo stai a fa? Ma dica Rip Red. Let's go boys. Gnomone armato è il migliore. È palese Sara? Oddio. Non ci ho pensato. Vabbè, a parte i capelli biondi che insomma. GG boys. Vediamo l'IGT. 20626. Not bad. Gnomone armato di Ashona. Ma prima di andarcene, amici, livello 69 by the way, 69, nice. Prima di andarcene, indovinate il nome del sasso, amici. Il nome? Come il nome? Il colore del sasso, amici. Indovinate il colore del sasso. Che colore sarà mai? Quale sarà mai il colore del sasso? Abbiamo rosso, giallo, azzurro, che è blu anche, verde,
Arcobaleno con una percentuale di uscita minore degli altri. Cosa abbiamo anche? Cosa c'è? Il giallo l'ho già detto, probabilmente sì. Arancione credo ci sia anche. Viola. Bene, siamo pronti? Avete bettato? Color Sara, the fuck? Sette di... Peter si ricorda le cose. Fai partecipare lo straniero, Mayu? La straniera, dai, per favore, eh? Don't misgender. Mayu, guess the color of the fucking thing, the rock, the how do you call it? We have a lot of colors and rainbow is one of them, but rainbow is like it has a smaller chance to coming out, of coming out. Per me la cipolla, dove si betta? Qui. I don't know. Just say a color. For fuck's sake, Mayu. Blue? Well, you were wrong. Verde, ha vinto Fixon. Grande Fixon. E anche Dark Sea, però Fixon l'ha detto prima, quindi unlucky. Fixon si becca una sub. Vaffanculo. Aveva detto prima Dark Sea probabilmente, però non fa niente.